Per questo make-up di macabra eleganza mi sono ispirata all'Ottocento e al Carnevale veneziano per dare un tocco steampunk al vostro Halloween. La conciatura di Yasmin poi farà il resto. Tracciamo sul nostro viso il segno della maschera. Per la mia ho preso una maschera bianca. Ho ritagliato la parte degli occhi e l'ho legata ad un bastone stile dama dell'Ottocento. Poi l'ho colorata con il fondotinta che userò su di me, per dare l'idea che sia la mia pelle. Ora andiamo ad attaccare sui bordi dei pezzetti di carta igienica, con della colla per la pelle. Prendiamo un fondotinta di un colorito spento. I fondotinta in stick per trucchi teatrali sono l'ideale. E lo andiamo a stendere con una spugnetta sul nostro volto, anche sopra la carta che abbiamo incollato. Prendiamo del colore rosso e con un pennello riempiamo la parte di viso che dovrà venire coperta dalla maschera. Prendiamo ora dell'ombretto nero. Scuriamo la palpebra e ombreggiamo la parte inferiore dell'occhio. E con le dita scuriamo la fronte e la zona colorata di rosso. Ora prendiamo il sangue finto e lo applichiamo a pennellate sulla zona rossa e sulla carta, come fossero dei brandelli di pelle. Per il sangue finto basterà unire dello zucchero all'acqua, aggiungere poche gocce di colorante rosso per alimenti e infine un mezzo cucchiaio di cacao in polvere e due di farina. Per ottenere del sangue più scuro e coagulato aggiungiamo della polvere di caffè. Stendiamo sulle labbra un rossetto color mattone. Facciamo colare delle gocce di sangue sul viso. Abbiniamo a questo make-up la conciatura suggerita di Yasmin e abbiamo finito. Basta un click per iscriversi al canale e continuare a seguirci. Buon Halloween a tutti!